Una piccola porta che si affaccia sul corridoio della biblioteca dell'antico orto botanico di Padova è l'ingresso di una mostra raccolta ma emozionante. Le foto sono di Loïc Sèron, fotografo e artista francese ispirato dall'amore per l'opera e il paesaggio di Mario Rigoni Stern, tanto da mettersi in viaggio dalla Normandia per immortalare in una delle ultime foto scattate Mario Rigoni Stern immerso nella sua natura e nei suoi ricordi e nei suoi boschi. Da allora Loïc Sèron ha camminato molte volte sulle orme di quei racconti, traendone ispirazione per una serie di scatti che immortalano un paesaggio trasfigurato, come le persone, indelebilmente dalla guerra, ma anche la sua rinascita. Un itinerario che nasce dal cuore, sostanzialmente. Sì, davvero, è una storia bellissima, un'avventura bellissima per me, aver potuto incontrare Mario Rigoni Stern e poi, tanti anni dopo, aver provato di fare un omaggio, una evocazione della sua opera con le mie foto, e che questo progetto è stato bellissimo per tutti gli incontri che ho fatto sull'altipiano, e poi con la fortuna di poter presentare la mostra in diversi posti, a Riva del Garda, ad Asiago, oggi a Padova, in questo posto bellissimo, e fino a marzo a Venezia al Palazzo del Consiglio regionale. Mario Rigoni Stern fu testimone della devastazione durante la guerra, ma anche grande protagonista nella ricostruzione. La guerra distrusse l'85% dei boschi dell'altipiano. Pochi sanno che Mario Rigoni Stern fu insignito della laurea honoris causa in botanica dall'Università di Padova proprio per il suo grande impegno in questo senso. Mario Rigoni Stern, che abbiamo conosciuto anche attraverso questa mostra, ma anche nella sua anima botanica. Beh, l'occasione di farlo e di farlo qui nell'Orto Botanico è stata il ricordo del conferimento della laurea ad honorem in scienze forestali, che era stata data dall'Università di Padova nel 1998, e in quella lectio magistralis Mario Rigoni Stern ha raccontato la sua esperienza di bambino dopo la guerra, che aveva distrutto non solo le case ma completamente tutto il patrimonio boschivo, e poi tutta la ricostituzione delle piante sull'altipiano, ed è una ricostruzione puntualissima come sapeva fare lui, mettendo insieme la cronaca, la storia, il racconto e l'emozione del bambino che vedeva rinascere il suo altipiano e che in qualche modo ripristinava gli equilibri che la guerra aveva distrutto. Lo sguardo di Loïc Sèron su questo paesaggio ferito è rivolto alla memoria, ma sembra guardare con preoccupazione anche al futuro dell'Europa. L'opera di Rigoni Stern, come queste foto, sono un monito a non dimenticare e soprattutto a non dare mai per scontata la pace.